Eccoci ancora qui su Bridges of Light e questa sera abbiamo avuto una doppia intervista. Abbiamo appena intervistato Chris Reichert e questa sera abbiamo una persona nostrana, nel senso che è un mio caro amico ed è un dottore, un medico chirurgo, ma che si occupa di medicina naturale ed omeopatia. Vi presento il dottor Andrea Grosso. Ciao Andrea, buonasera, come stai? Ciao Gaetano, abbastanza bene, sì. Tutto bene? Che ci racconti? Vuoi raccontare per piacere al nostro pubblico di Bridges of Light chi sei, che cosa fai, tutto quello che vuoi raccontarci? Sì, semplicemente mi hai anticipato, fondamentalmente medico chirurgo, studiato alla Federico II, che ultimamente un po' hanno cambiato i nomi, adesso la Racconta la seconda Federico facoltà. perché non è che ci sono solo persone napoletane, quindi Sì, la la Federico. Federico II di Napoli, il nome tra l'altro tra le prime università europee mondiali fondata proprio da Federico II, quindi parliamo del 1200, Federico II citato da Dante, eccetera, quindi una università storica come è un po' la storia di Napoli. Poi da 30 anni sì, ho iniziato a studiare anche inizialmente con scetticismo l'omeopatia. Ho preso questo diploma con Laguna, uno dei primi di quegli anni, in omotossicologia. Successivamente ho approfondito una cosa che mi ha sempre incuriosito sin dai tempi del liceo, quindi l'ipnosi, e ho incontrato l'ipnosi ericksoniana. Ho fatto la scuola con Gianni Fortunato, Mario Scardovelli, Fabio Tamanza, eccetera, questo più di 20 anni fa. La pratico, diciamo, quotidianamente, una bellissima tecnica che va ad integrare poi questa visione a 360 gradi che dovremmo avere della persona, un po' come. Senti, parliamo un po' di questo. Qual è la differenza che intercorre tra ipnosi regressiva, quella per esempio insegnata da Brian Weiss, e quella che tu insegni o che pratichi piuttosto? Ma semplicemente l'ipnosi ericksoniana si rifà ad un concetto di ecologia. Il medico, il terapeuta, diventa più una guida che un suggestionatore. Non ci sono imposizioni. Si fa in modo che la persona, il paziente, recuperi le proprie risorse oppure ne impari delle nuove per risolvere il problema. Quindi il terapeuta è un disseminatore. Fondamentalmente, Brian Weiss fa una sorta di ipnosi ericksoniana. All'interno dell'ipnosi ericksoniana convergono diverse discipline, diverse teorie di psicologia, insomma, si tiene conto dell'analisi transazionale di Freud, di Jung, delle varie discipline, insomma, della Gestalt, eccetera. In modo che è una sorta di psicosintesi, per dirla con un termine alla Assagioli, sai che Assagioli aveva proprio creato questa sorta di terapia che tenesse conto, ma questo è un po' il concetto che bisognerebbe recuperare come medici. Tu qualche volta forse ne abbiamo parlato, mi è molto caro questa diciamo, frase detta da un mullah sufi, ai tempi proprio dei templari, quindi parliamo quindi poco prima anche di Federico II, e questo mullah diceva che la verità è come uno specchio lasciato cadere da Dio e andato in frantumi. Ognuno ne recupera un pezzo e crede di avere la verità. Ovviamente mettendo insieme invece tanti pezzi ci si può avvicinare a questa verità. E questo dovrebbe essere il concetto di medicina, che in verità è stato un concetto che si è conservato sino ad un certo periodo della nostra storia, almeno fino al periodo della comparsa delle teorie dell'atteggiamento cartesiano. Sai, all'epoca c'era ancora c'erano queste due importanti università, in Francia, insomma, è partita questa divisione, l'università di Montpellier e quella di la Sorbonne. Diciamo che la Montpellier conservava ancora un concetto olistico, unitario,
una visione di insegnamento completo. Figurati, c'era anche spazio per l'astrologia, per la dialettica, per la filosofia, eccetera. Successivamente è come se fossimo passati ad utilizzare fondamentalmente l'emisfero cerebrale sinistro, che è quello più razionale. Mentre il concetto dovrebbe essere quello di una medicina totale, l'ipnosi ericksoniana fa proprio questo: raccoglie il meglio, almeno per come è stata schematizzata poi da quelli che hanno studiato le persone più carismatiche in questo campo, Bandler e Grinder. Che cosa hanno fatto? Si sono comportati un matematico e un informatico, si sono soffermati a guardare in che modo agivano nella spontaneità queste persone carismatiche. Quindi hanno osservato Milton Erickson, un personaggio che invito tutti a conoscere, partendo proprio da quelle che sono gli aneddoti sulla sua vita. Virginia Satir, eccetera. Quindi hanno visto in che modo comunicavano queste persone, in che modo riuscivano ad avere questo successo. E ovviamente c'era un'apertura mentale incredibile in queste persone estremamente efficaci. Tieni conto che Erickson è partito da una malattia, insomma, era un poliomelitico. Era stato, mi pare, a 18-20 anni, e gli era stata diagnosticata una morte il giorno dopo, insomma. E lui ha voluto lottare fino in fondo, poi si è salvato, c'è tutta una storia. Per cui vi invito, ad esempio, chi è incuriosito, iniziare con i testi dell'astrolabio, tipo quello classico che continuo a regalare e a consigliare, la mia voce ti accompagnerà. Oppure il terapeuta è la propria vittima, dove si parla delle ordalie, di questi compiti bellissimi. E vedrete che leggere queste storielle aguzzerà un po' l'ingegno e indirettamente ci aiuterà a risolvere dei problemi. Quindi questo entra nel contesto di una visione moderna della medicina che si sta recuperando a piccoli passi. Oggi si parla di psico, neuro, endocrino, immunologia. Quindi c'è questa evidenza che la psiche, i pensieri influenzano i neuroni, influenzano il sistema immunitario, il sistema endocrinologico, ma proprio biochimicamente. E tanto è Senti, vero. a chi sono le persone che vengono a trovarti? Voglio dire, Capitano. dici. Sì, fondamentalmente, diciamo a 360 gradi, chi vuole curarsi senza usare medicinali necessariamente. No, Quando è perché necessario diciamo che usare. per questa domanda che ti sto facendo potremmo pensare di coinvolgere un po' il pubblico che ci segue, che al momento non è Certo, tanto, non ci sono diciamo. tante Sì. persone, per cui così per loro possono comunque farti delle domande. Quindi che cosa tu allora, che Diciamo che cosa si tratta tutta la medicina nel suo insieme, dalla pediatria alla geriatria. Questo nel contesto della medicina, chiamiamola naturale, ma secondo me il termine dovrebbe essere uno solo, medicina. Quando è necessario usare un farmaco lo si usa, quando è più opportuno utilizzare un prodotto omeopatico, un prodotto ayurvedico, tibetano o fitoterapico, oppure una tecnica psicologica o addirittura sciamanica, lo si fa. tu Fondamentalmente, pronto? fai Dimmi. tutte queste cose? Sì, poi diciamo una parte della giornata è dedicata a questi casi di ipnosi dove si trattano fondamentalmente le nevrosi, traumi del passato, eccetera. E immancabilmente ci si confronta anche con il discorso delle vite precedenti. E questo è il lavoro che Weiss ha ben pubblicizzato, insomma, però le tecniche. Sono quelle, insomma, che vengono insegnate in questi corsi. Vengono trattati casi di violenze, traumi non risolti nell'infanzia, difficoltà dalla timidezza alle assuefazioni, abitudini, eccetera. Molto frequentemente, ti ripeto, sono situazioni di nevrosi. Ovviamente, in questo caso, utilizzo anche rimedi naturali. Fitoterapici,
dalla micoterapia, terapia con i funghi, che ultimamente si sta dimostrando potentissima, rimedio Terapia omeopatico, rimedio antroposofico. Com'è? con Con fiori. prodotti omeopatici, prodotti antroposofici, prodotti ayurvedici, la medicina indiana, una medicina riconosciuta dall'OMS, tra l'altro, mentre l'omeopatia non ancora. Però sottolineiamo che comunque l'albo dei medici della provincia di Napoli ha realizzato un albo separato di omeopati al quale sono iscritto. Quindi c'è, nonostante questo tentativo di boicottaggio estremo da parte di qualcuno che guarda un po' con i paraocchi, c'è un riconoscimento anche da parte di molti oncologi. Io ti voglio. Andrea, facci un piccolo excursus di tutte le cose che tu pratichi. Allora, partiamo con la medicina ayurvedica, per esempio. La medicina ayurvedica, sì, è una medicina antichissima, vede anche essa la malattia, l'uomo, nella sua totalità, quindi va a trattare sia a livello alimentare con dei fitoterapici, spesso trattati spagiricamente, alchemicamente. Poi questo magari sarà occasione per un incontro, visto che abbiamo programmato di sentirci più Sì, abbiamo spesso, programmato che almeno un assolutamente. paio di volte al mese, quindi agisce sul corpo, sullo spirito. Quindi l'Ayurveda, anche come la medicina tradizionale cinese, agisce su tutte le componenti del corpo, quindi viene considerata. Mi vedi? Sì, ti vedo e ti sento. Vai, vai avanti. Ah, ok, no, c'era stop camera. Quindi, quando viene trattato un paziente, si consigliano degli alimenti, le posizioni yoga, il tipo di meditazione, il tipo di mantra da utilizzare, i mudra, tutte queste tecniche particolari, quali devono essere i fitoterapici, che tra l'altro sono spesso dei rimedi scoperti dai reishi, dai maestri antichi, più di 5.000 anni fa. Così come faceva, come ha fatto Bach, Edward Bach con i fiori di Bach, questi rimedi venivano scelti quando c'era la capacità di leggere l'aura. Questa può sembrare, sotto certi aspetti, di ufficialità, un po' una bestemmia, quando c'era la capacità ancora di utilizzare l'emisfero cerebrale destro, leggendo l'aura delle piante. Per cui ci sono queste combinazioni. Quelle più famose sono i rasajana, i ringiovanenti, e molte di queste formulazioni, parlando adesso dell'Ayurveda, sono state studiate proprio scientificamente con pignoleria, e molte si sono dimostrate efficacissime. Ad esempio il Chyawanprash, che viene utilizzato addirittura in alcuni centri come coadiuvante nella terapia per i tumori. Ma vengono utilizzate le pietre in base alla costituzione della persona, in base ai pianeti. C'entra anche l'astrologia, ma non necessariamente di tipo speculativo, quantomeno perché è il pretesto per individuare un certo tipo di costituzione. Anche su questo, insomma, ci sono delle similitudini con l'approccio omeopatico. La stessa medicina tibetana osserva l'uomo nella sua totalità, sempre partendo dal presupposto, la famosa tavola smeraldina, come sopra, così sotto, cioè il macrocosmo è una ricapitolazione, una sintesi del macrocosmo. E quindi questo riportato poi nel laboratorio dell'alchimista, che produce dei rimedi dove la pianta conserva tutti gli aspetti, cioè conserva il sale, conserva l'anima, conserva lo spirito, cioè il sale, lo zolfo e il mercurio. Però ripeto, so che buttando giù questi concetti senza una progressione può sembrare strano, però ci sono molte affinità tra queste medicine occidentali ed orientali. Il Vorrei che voi mi concetto è chiedessero che.
ci volevo chiedere delle domande al dottor Grosso, ad Andrea, perché così abbiamo anche un'interazione, no, con il pubblico e vediamo in qualche modo di poter anche incanalare una discussione su quello che magari volete chiedere al dottore Andrea piuttosto che il dottore. Per cui, Andrea, se una Sì, persona grazie. ti viene a vedere e ha, per esempio, mal di testa, facciamo un esempio: una persona viene da te, ha mal di testa, ma magari è meteoropatica piuttosto che ha qualche cosa psicomatica. Mentre aspettiamo che arrivano le domande, tu come Sì, potresti in qualche in modo guarire? questo caso è ovvio che si parla con il paziente, si prova a capire quali possono essere i difetti, innanzitutto alimentari, dove si vive. Molto spesso si tratta, hai detto bene, di geopatie, l'ambiente nel quale si vive. Purtroppo in America da tanti anni si parla di questa, scusami l'inglese, building disease syndrome, la sindrome del palazzo malato, insomma, le vernici, Non l'abbiamo tutte sentito, queste, il tuo inglese non l'abbiamo queste. sentito, la tua voce se n'è andata, vuoi ripetere? Sì, in America viene chiamata sindrome del palazzo malato, traduci tu. Building of the Disease syndrome. Ok, building of the city Building disease. is Sì. syndrome. Okay. Tu sai che poi, quindi si guardano anche a volte addirittura andare a vedere la posizione del letto per capire se c'è, ci sono queste reti di Hartmann che si incrociano e magari vai a dormire proprio in uno di questi nodi patologici. Però fondamentalmente si cerca di capire se c'è il fegato, ad esempio un dolore, una cefalea, un'emicrania causata da un'insufficienza energetica, vescica biliare e fegato può colpire nella zona temporale, quindi lateralmente. In quel caso vai ad aiutare prima il fegato. Innanzitutto crei un buon presupposto per un'ottima flora intestinale. Non dimentichiamo che è più che dimostrato che esiste questo secondo cervello a livello addominale, quello che i giapponesi chiamano Hara, proprio la zona dove i samurai facevano harakiri, no? Lì tutto l'intestino è ricchissimo di neuroni, quindi è il nostro secondo cervello che va messo a posto in Assolutamente. quella zona, c'è una produzione dell'80-90% della nostra serotonina, oltre altre sostanze, quindi rimettere a posto la flora intestinale. Pensa che come siamo svantaggiati dal parto cesareo, che presuppone poi la formazione di una flora batterica che non è più quella che parte dalla vagina della mamma, ma parte dall'epidermide, parte dall'ambiente che accoglie questo bambino, per cui si parte già male. Meno cesarei si fanno, meglio è. Quindi poi ci sono dei prodotti omeopatici, per continuare sull'esempio che facevi tu a proposito della cefalea, dell'emicrania, eccetera. Prodotti ayurvedici, a volte il fitoterapico sintomatico. C'è una nostra video spettatrice che ti chiede che io, ad esempio, soffro frequentemente di pressione bassa e tachicardia. Vorrei chiedere al dottor Grosso quale rimedio potrebbe essere suggerito per questi sintomi. Grazie. Sì, certamente è sempre opportuno, diciamo, giusto per fare degli esempi, perché va valutato caso per caso. La pressione, hai detto pressione bassa e tachicardia. Per la tachicardia, ad esempio, va bene il classico biancospino, Crategus oxiacanta. I romani consideravano il cuore come il cratere, ecco perché avevano dato questo nome, questa pianta che poi è collegata a questo tipo di patologia, tachicardia, insomma. Però nel caso della pressione bassa possono essere utili quelle piante tonificanti, se non ci sono contraindicazioni, ma si andrebbe a colpo sicuro con una bella tisana di, io in questi casi consiglio, laddove ho visto un po' tutto, innanzitutto di eliminare latticini, latte, latticini, possibilmente ridurre al minimo il glutine, insaccati, carni suine che sono ricche di istamina, eccetera,
e consigliere già semplicemente una tisana al rosmarino. Si può preparare aggiungendo qualche pezzetto di dirizia pura, che non dà problemi di ipertensione, a meno che non te ne mangi proprio centinaia di grammi durante il giorno. Questo per fare un esempio, il classico l'eleuterococco, la rhodiola rosea, sono tutte piante tonificanti. Alcuni prodotti ayurvedici, ecco il chyawanprash che può tirare su, ma ovviamente va tutto personalizzato, altrimenti usciamo fuori da quel concetto omeopatico di terapia un po' più individuale. Difficilmente esiste il rimedio omeopatico che va bene per tutti. Quelli omotossicologici sì, si avvicinano un po' alle linee generali, però per quanto riguarda un consiglio così, mi atterrei più a un rimedio fitoterapico. Un fitoterapico però, se è possibile, trattato spagiricamente. Perché che cosa succede? Quando si prepara il prodotto, si rischia di estrarre o la polvere o l'estratto secco, l'essenza. Invece la pianta è creata da un olio essenziale, da tutti i minerali, tutte le polveri e dall'estratto secco che poi ha quell'effetto terapeutico. Ma dalla sinergia della pianta nella sua totalità, e la spagiria non fa altro che separare, trattare, purificare la pianta e rimettere insieme tutti i prodotti. C'è una grande differenza tra il fitoterapico classico e quello preparato attraverso 20 giorni negli alambicchi, eccetera, eccetera. Quindi Ma un altro rimedio che mi viene in mente è l'oro potabile, ecco, l'oro rosso è un rimedio alchemico che potrebbe essere utilizzato per questa, però vanno individualizzate le dosi. Ci sarebbe tanto da dire sulla pressione, cioè, molto spesso una pressione alta è il tentativo di un corpo che ha la pressione bassa di alzare, per cui non bisogna subito dare il prodotto per abbassare la pressione, perché potrebbe essere una reazione eccessiva ad una astenia. Quindi che cosa andiamo a fare? Ad agire ancora più negativamente sulle ghiandole surrenali. Il ribes, ad esempio, è un'altra pianta che può aiutare. Sì, c'è un'altra nostra videospettatrice che ti chiede: chiedo al dottore qualcosa per calmare la parte dello stomaco in caso di crampi dovuti ad ansia e stress, dato che somatizzo tutto in quella parte. Ci Di sei? nuovo, dico, sempre così, in modo molto generico, non è corretto Sì, dare dei però vedrai consigli che così, però ovviamente una. come fitoterapici c'è la melissa, il ficus carica, dovrei citare qualche prodotto dove magari sono utilizzati insieme questi prodotti. Consiglio molto i semi di cardamomo da consumare 2 o 3 semi dopo i pasti. Aiutano ad eliminare aria, rimettere a posto l'intestino. Ovviamente vanno fatti i controlli più opportuni, perché a volte si può trattare semplicemente dell'elicobacter, semplicemente tra virgolette, dell'elicobacter che innesca tutta una serie di disturbi, di fastidi. Katia, nello specifico, dice che è una cosa che ha a che fare con l'ansia e lo stress, quindi non credo che sia una cosa. La melissa va molto bene, si può addirittura utilizzare sia come fitoterapico, ripeto, se è possibile trovarlo spagirico, alchemico, oppure addirittura come olio essenziale. Lì le dosi vanno ridotte al minimo. Ad esempio, può essere utile prendere 1 o 2 gocce di olio essenziale di melissa con del miele di tiglio. Mandrebbe bene addirittura questo bel miele che viene dalla Nuova Zelanda, il Manuka, no? Che soltanto che è costosissimo perché agisce anche sul sistema immunitario. Però già 2 o 3 gocce con miele di acacia o miele di tiglio, soprattutto miele di tiglio, può essere molto utile. La melissa Senti, va molto bene, non per lunghi periodi. per una persona che soffre di ritenzione idrica. I vari drenanti classici, poi si può partire dall'omeopatia con drenanti che agiscono sul sistema linfatico. Uno classico, quello della HEL e il linfomiosot,
ma bisogna capire se bisogna drenare a livello linfatico, venoso, eccetera. La classica betulla, tarassaco, ce ne sono veramente tantissimi. Un rimedio proprio da fare in casa è quello con i piccioli di ciliegie, no? D'estate, invece di buttare via i piccioli, a patto che siano biologiche, queste ciliegie si lasciano lì a seccare all'ombra e poi ne basta un cucchiaino sminuzzato, è un potentissimo diuretico, utile anche in caso di calcolosi, di microlitiasi, eccetera, utilizzando delle acque più leggere, Ma quindi che si non fa? Si eccessivamente. fa questi nocciolini? Si fa una tisana, sì, Ah, la classica tisana. si devono schiacciare? No, i piccioli, il gambo della ciliegia va fatto seccare e poi con delle forbicine lo tagli a pezzettini, anche soltanto a metà. Se ne prende un cucchiaino in tutto, si fa stare in infusione per 5 minuti, si filtra, ricordando sempre che se si vuole addolcire con miele, sarebbe meglio non addolcire, se si vuole addolcire con miele bisogna aspettare che la bevanda diventi tiepida. Questo è un insegnamento che ci viene dall'Ayurveda, che ci dice che il miele è un potentissimo veleno se viene riscaldato. Tant'è vero che i Borgia utilizzavano gli estratti del miele per avvelenare, per questo loro hobby di avvelenare i nemici, no? Quindi fare attenzione, il miele contiene davvero tutto. Mi fai venire in mente un famoso saggio, Elémire Zola. Tra l'altro c'ho il libro a portata di mano, non so se si riesce a vedere. Emil Zola? Elémire Zola è un signore che è morto da un po' di tempo, un professore di Torino. Come? Metti di nuovo? Le meraviglie della natura. Le Ok. meraviglie della natura. E lui, a proposito di questo, è stato un personaggio che ha viaggiato il mondo, cioè, sempre alla ricerca di saggi, di maestri che potessero insegnargli qualche cosa. E quando ne conobbe uno che diceva che riusciva a vivere soltanto bevendo un sorso di latte di capra, cioè, gli chiese alla fine, disse, ma come, neanche un rimedio mi consigli? E questo gli rispose, ma non hai bisogno di niente, pensa a tutto quello che c'è nel miele trovi tutto. Ovviamente parliamo di un miele di tanti anni fa, oggi pesticidi, altre cose. Nonostante le api comunque muoiano, che sono grandemente avvelenate, una parte dei pesticidi arriva nel miele. E questo è un altro capitolo, insomma, sul quale potremmo poi confrontarci, ma sicuramente siamo tutti d'accordo. Per cui le tisane addolcite possibilmente con il miele quando la tisana è diventata tiepida. Quindi non mettete il miele nella tisana bollente perché diventa veleno. Ah, Non a pensa. caso, quando facciamo le zeppole, qua si dice che viene spiumata la. Alcuni alimenti si possono trasformare. Vedi, la medicina ayurvedica utilizza come base il burro, però il burro chiarificato, il ghee, no? Quindi si tratta di un burro erbalizzato. Ma effettivamente è stato studiato che addirittura questo tipo di burro abbassa il colesterolo, è ottimo per il cuore. È un potentissimo antiossidante, utile per le cefalee, eccetera, eccetera. Lo Io uso solo il usi ghee. tu, sì? Sì. Allora c'è Sì. un'altra domanda che Vedi, noi pubblico. abbiamo la possibilità, dimmi. Mary ti chiede: buonasera dottore, per sostituire il cortisone in una malattia reumatica, cosa si potrebbe usare? Sì, ovviamente quello classico più conosciuto è il ribes nero, cosiddetto cortison like, che somiglia al cortisone. Ribes Ok? nero. Ribes nero, però si può utilizzare associato alla curcuma, all'artiglio del diavolo, all'incenso, gli estratti di incenso, la boswellia. Queste piante si sono dimostrate efficaci, però vanno combinate bene insieme. Ad esempio, la curcuma viene assorbita, è assorbita bene in presenza di pepe, ma è meglio comprare poi gli estratti, insomma, perché a parte il rischio del comprare la curcuma in polvere, che sai che in Inghilterra dovettero ritirare migliaia e migliaia di pezzi perché c'era questo colorante nella curcuma che era addirittura cancerogeno, per cui
dobbiamo per forza andare un po' a fiducia sugli alimenti, fidarci. Gli stessi prodotti biologici, ogni tanto si scopre che qualcuno cambia solo l'etichetta al solito prodotto, raddoppiando il prezzo e scrivendo biologico. E come fare? Bisognerebbe avere ognuno il proprio giardino, non usare medicinali. Io un po' di giardinetto non utilizzo niente, preferisco che la pianta secchi oppure non produrre nulla, ma almeno quello che mangio so. Al di là di quello che può cadere dal cielo, insomma, le famose ricadute, che quelle sono inevitabili, insomma, entrano nei nostri polmoni comunque. E qui stiamo toccando un campo che è quello degli interferenti endocrini. Tu sai che negli ultimi decenni si è notata proprio una diminuzione degli spermatozoi nei maschi ed una ridotta fertilità nelle donne, dovuto proprio a questi interferenti endocrini. Vanno ad occupare i recettori che sarebbero competenza di altri ormoni. Per cui addirittura, cioè, è stato misurato che negli ultimi 20 anni si è avuta una riduzione delle dimensioni del pene di 1 centimetro. Le nuove Ciao. generazioni hanno il pisellino più piccolo, Vabbè. come media. Senti, invece volevo sapere, un'altra persona ti chiede, ma anche nel latte caldo non va messo il miele? Assolutamente no, il latte tiepido sì, va bene, e il latte poi ovviamente meno ne prendete meglio. Su questo vi posso, nonostante dico sempre, no, il 99 dicono che il latte fa bene, il latte non fa bene, solo quello materno fa bene. Il latte contiene almeno 3 volte, 3-4 volte in più la caseina, che è uno dei fattori di rischio per le malattie. Cioè, per l'acidosi del corpo, per l'infiammazione costante del corpo, e addirittura, insomma, qualcuno sospetta, e non lo voglio dire, insomma, patologie molto più gravi. Quindi latte e latticini il meno possibile, perché non si raccontano neanche, non si racconta degli studi russi che sono stati fatti, perché capisci che noi siamo condizionati da questo maledetto prodotto interno lordo. Dire una cosa del genere significa far crollare l'economia mondiale. Nemmeno la C'è mozzarella. l'hammer. No, a meno che non prendi, converrebbe prendere gli enzimi per digerirla meglio, però è uno sfizio che anche io, da intollerante, ogni tanto mi concedo, ma voglio dire, non deve essere la quotidianità. No, vabbè. Poi c'è una persona che ci chiede sulla sinusite, dice che cosa, perché dice che lei le sta provando tutte, c'ha sempre il naso secco e mal di testa frequenti. Allora, per la sinusite, ti parlo della mia esperienza, anche per i mal di testa, per le cefalee generiche, in genere, utilizzo i cosiddetti suffumigi, fumienti, noi li chiamiamo qua, i fumienti sarebbero i suffumigi, con acqua e aceto di mele. Un pentolino, 2 dita d'acqua, minerale non gasata, o gasata, va bene lo stesso, si mettono 2 o 3 cucchiai di aceto di mele e poi con l'asciugamano in testa, classico, si riescono a ripulire davvero i segni frontali. Ti parlo di un successo del 90% nelle sinusiti, perché l'aceto di mele è veramente miracoloso, ricco di potassi, eccetera. Poi esistono dei prodotti tipo Sinusitis non so, Euphorbium compositum, anche qui individualizzando un po' la terapia. In queste vaporizzazioni si può aggiungere il classico una goccina di olio 31 che non manca in nessuna casa, perché gli oli essenziali sono potentissimi. L'olio Quindi 21. io direi, dicevi L'olio 21, che cos'è? 31 è un insieme di oli essenziali, tutto qui. Si può mettere anche l'olio essenziale di pino, l'olio essenziale di eucalipto, basta una goccia per potenziare l'effetto dell'aceto di mele. Però l'aceto di mele è veramente ottimo in questi casi, e giusto quando non si vuole usare poi l'antibiotico oppure l'aerosol classico, le cure termali, insomma, anche qui tenendo conto che c'è un'affinità a livello sinusitico. Bisogna tenere in considerazione la flora intestinale, i villi intestinali, eccetera. Quindi si potrebbe parlare anche del gruppo sanguigno, eccetera, eccetera, perché sotto certi aspetti
periodicamente fare un'alimentazione che tenga conto del gruppo sanguigno è utile. Intanto gli ultimi studi stanno dimostrando che c'è una validità laboratoristica, insomma, e quindi fondamentalmente l'aceto di mele. L'aceto di mele per il naso secco. C'è un'altra domanda di Filomena Maffullo. Filomena, vedo che tu ti rivolgi per i fiori di bacca australiani, cioè i fiori di australiani, non di bacca, perdono. Io conosco il creatore di che è Ian White, e Ian White sarà nostro ospite nell'anno nuovo qui Bene. su Light. Conosci tu Ian White e i fiori australiani, Andrea? Sì, i fiori australiani, quelli francesi, quelli californiani, quelli ce ne sono di vario tipo. Filomena ti chiede sui fiori australiani, uno che si chiama Emergency, nelle difficoltà di separazione, angosce abbandoniche, depressione, disturbi di personalità. E ci sono Sì, alternative va. ai neurolettici e al litio? Sì, a meno che non si tratti di psicosi gravi, perché in alcuni casi non ce la facciamo, ma la micoterapia in particolare, molti rimedi spagirici sono molto molto potenti. La micoterapia, ad esempio, cioè, ci sono come funghi il Ganoderma, l'Ericium, la famosa trilogia Shiitake, Maitake e Reishi, il fungo dell'imperatore. È un buon prodotto, non so se posso nominare qualche farmaco, ma ce n'è uno buono che si chiama Mycotwin Zen, che è un rasserenante che non butta giù. E poi prendere della buona rhodiola rosea se c'è una componente depressiva. L'aspetto nevrotico psicotico va ben, quindi un consiglio così a livello via internet non è proprio il caso, ma in linea generale sì, si può utilizzare. Io tratto moltissime persone che con attacchi di panico, depressione, nevrosi, eccetera, ed effettivamente ottengono un grosso aiuto, tenendo conto che gli antidepressivi o gli psicofarmaci in genere, dopo qualche mese, cominciano a dare questa famosa assuefazione e tra l'altro cominciano a non dare più lo stesso effetto. Inoltre è stato dimostrato, questo pubblicato su riviste importanti, che accelerano i processi arteriosclerotici, l'invecchiamento cerebrale. Per il quale un fungo è meraviglioso, proprio l'Ericium. L'Ericium va ad agire sui fattori di crescita cerebrale, quelli che valsero il premio Nobel alla Montalcini. Ebbene, c'è la possibilità di spingere i neuroni a mantenersi più giovani. Un'altra pianta, ad esempio, che ci può mantenere più giovani è l'astragalo, Astragalus membranaceus. C'è un'altra videospettatrice che ti chiede se c'è qualcosa che può calmare la fame nervosa. Sì, in genere si utilizzano dei complessi dove non manca quasi mai il triptofano come precursore della serotonina, ma un buon rimedio che trovo efficace è proprio quella rhodiola, la rhodiola rosea, e poi i soliti calmanti che possono essere la melissa, il figo, il biancospino, sempre individuando caso per caso, perché in alcuni casi magari hai una pressione bassa, preferisci non dare il biancospino. Però intanto la rhodiola rosea, che tra l'altro è anche un lipolitico, favorisce il dimagrimento, si possono utilizzare dei punti di agopuntura con l'auricoloterapia, si mettono questi aghi a permanenza in oro, Fai questa oppure anche quelle. Pronti? Non ti sento. delle cose con gli aghi. Auricoloterapia. Sì. Sì, l'auricoloterapia è anche un'altra tecnica efficace. A proposito di quel discorso che dicevamo all'inizio, insomma, molto spesso bisogna utilizzare più tecniche perché ogni tecnica può dare un risultato e ottenere una certa efficacia senza essere completi. C'era questo scrittore americano, Mark Twain, dico bene, Gaetano? Wine, sì. Mark Twain diceva che quando si ha un martello ogni cosa ti sembra un chiodo. Bisogna diffidare da quelle situazioni dove dico, sono omeopata, ti risolvo tutto con l'omeopatia, sono osteopata, ti risolvo tutto con l'osteopatia. No, è sempre una sinergia di cose che
che bisogna utilizzare, perché il nostro corpo è veramente molto complesso. Quindi ti parlavo di psico, neuroendocrinologia. C'è questa situazione, il mal di testa, quali possono essere le cause psicologiche? E qui interviene anche l'ipnosi, si va a cercare molto spesso, così metaforicamente, viene fuori una vita precedente dove la persona è stata impiccata. E quindi bisogna trattare quell'evento come se fosse reale, per cui fai fare una morte più dignitosa alla persona. Ti parlo di metafora. Adesso ci vuoi credere o non ci vuoi credere, però l'efficacia dell'ipnosi sta proprio in questo, perché tu entri molto più profondamente in uno stato dove il corpo riesce a focalizzarsi e a decidere di utilizzare delle risorse a 360 gradi quasi. Poi è ovvio che devi fare attenzione alla postura. Se le scarpe non sono ben bilanciate, oppure sei dei tacchi alti, oppure hai avuto un trauma e hai delle cattive abitudini, una poltrona come ad esempio la mia in questo momento non proprio corretta, non è facile riprendere l'equilibrio che ti consente di difenderti dallo stress della giornata, insomma, che può essere uno stress fisico, mentale, eccetera, eccetera. Molto Quindi, interessante, molto, molto. sì, lo stesso, l'occlusione dentale, il mal di testa, vedi, bisogna vedere come chiudono i denti, come convergono i nostri occhi, ecco, dov'è la posizione. Io ad esempio alla poltrona ho messo, spero che funzioni, questo tappetino che dovrebbe schermare, scaricare tutte le onde elettromagnetiche, che ormai sono diventati inevitabili. Il telefonino, veramente mi sento di fare il terrorista con i genitori e di dirgli ai bambini proprio bisogna proibirlo, perché anche quello è un interferente endocrino. Si sta creando una situazione estrema, insomma, e ce lo diranno quando, come è successo con l'amianto, no? Ce lo diranno quando proprio non potranno più farne a meno, perché adesso guai a dire che fanno così male, crollerebbe tutto il mercato di Natale, di Pasqua, eccetera, eccetera. Senti, due ultime domande e poi dopo facciamo una piccola sommario di quello che abbiamo detto. La prima, la persona che dice che aveva la fame nervosa, dice che le hanno dovuto togliere la tiroide a novembre e si è scatenata in lei la fame nervosa. E quindi quanto Eutirox prende? E quindi prendi lei Utirox Baba, ce lo dici? Mentre Baba ci risponde, ti dico anche che un'altra persona ci chiede come fare per migliorare la tonicità e l'elasticità della pelle. Sì, in questo caso è ovvio, le varie tecniche di ginnastica, dallo yoga al Pilates, eccetera, sono tutte efficacissime, ma la cosa più semplice è camminare molto. Poi esistono in commercio degli integratori che contengono delle formulazioni di collagene, di metilsulfonilmetano, acido ialuronico, eccetera, molto efficaci e molto ben assorbibili. Però in questo caso ritengo altrettanto utile utilizzare quelli che citavamo prima, i cosiddetti rasajana, i ringiovanenti ayurvedici, quello classico, il Chyawanprash, per non fare il nome di un'azienda, però io utilizzo molto l'Amrita 4, Amrita che poi sarebbe il nettare, insomma, Amrita 4, Amrita 5, molto utili il Ganoderma lucidum, che sarebbe il Reishi, il fungo dell'immortalità, il fungo dell'imperatore. Allora, Però è ovvio che a tutte queste persone che ti hanno fatto queste domande in diretta, quando finiamo di fare l'intervista, se tu riesci ad andare su Facebook e guardarti la tua diretta, puoi rispondere tu con tutti questi prodotti che hai consigliato, così magari loro domani vanno in farmacia e li comprano, o in sì, erboristeria. diciamo che è ovvio, lo ribadisco, sono dei consigli più superficiali, così grezzi, perché ogni persona poi va individuata la cosa. Certo. Se è necessario togliere lo stress a livello del secondo cervello, se
La tiroide si accompagna ad altri problemi, perché poi prendere l'Eutirox comporta perdita di calcio alle ossa, quindi anche la cartilagine che ne subisce, quindi integrare l'Eutirox immancabilmente, perché è un prodotto che non si può evitare. La nostra amica che non prende l'Eutirox, prende Tirosint È 100. uguale, Ok, aggiorni è al termine. uguale, è uguale. Innanzitutto 120. innanzitutto è necessario integrare con qualcosa che contenga calcio, boro, magnesio, vitamina K, vitamina D, eccetera. E vabbè, poi dopo magari le posso consigliare un prodotto che consiglio a tutti da 30 anni, che contiene tutte queste cose insieme, non soltanto il calcio. La tiroxina, tirosina, eutirox, eccetera, comporta una perdita di calcio, insomma, può dare una certa accelerazione del battito cardiaco e in alcuni casi anche portare questo aumento dell'appetito, controllando il TSH, cosa che sicuramente starà facendo. Senti Andrea, va bene, allora raccontaci brevemente delle puntate che farai su Bridges of Light. Da gennaio il dottor Grosso sarà con noi una volta al mese e farà delle dirette. Adesso poi le individueremo, una sulla Ayurveda, un'altra sulla medicina cinese o la medicina tibetana, poi decideremo di volta in volta. Sì, in effetti, visto anche un po' le domande, dimmi. Sì, vai, vai, vista le domande. Pensavo innanzitutto la prima volta di parlare proprio, iniziare da questa benedetta pineale. Ai tempi dell'esame di anatomia, il paragrafo sulla pineale veniva riportato che era un residuo embriologico. Oggi si sono scritte ormai milioni, miliardi di pagine perché, piuttosto che essere il punto di arrivo di questi sette chakra, no? Il percorso dal rosso all'arancione, al giallo, verde, eccetera, eccetera, oggi la si considera il direttore di orchestra di tutto questo sistema psico, neuro, endocrino, immunologico. Oh, Ti wow. stavo dicendo prima, molto interessante, sai che hai pubblicato qualche giorno fa di questo americano che ha parlato della preghiera, però tieni conto che già all'università di, mi pare, di Pavia, il professor Bernardi ha dimostrato che il rosario in latino e i mantra sono capaci di sollecitare il sistema immunitario e quindi di agire molto potentemente. Per cui la meditazione che fai tu e tutte queste tecniche, le vibrazioni, le campane tibetane, eccetera, è dimostrato, senza voler toccare poi i discorsi dei messaggi dell'acqua di Emoto, eccetera, che sarebbe anche quello un tema da approfondire, anche se non tutte le prove sono state presentate, purtroppo è morto, eccetera, eccetera. Però ricordiamo che l'importanza proprio dei templari che hanno fatto questo passaggio, trasportare una cultura araba, indiana, infatti il rosario è stato portato da loro con questa famosa di legno di Tulsi, Tulsi, sai, tra l'altro, ecco, per chi volesse un po' bilanciare, utilizzare il tè Tulsi, che è stato dimostrato che ha una potente valenza immunitaria, magari con il miele di Manuka, un legno santo. Nessun matrimonio avviene se nella casa degli sposi non c'è questa pianta sacra. Ebbene, i templari hanno portato questo rosario, questa tecnica, insomma, di preghiera dal Tibet, dalla Ayurveda, e logicamente funziona se il rosario è detto in latino, perché il nostro amen, no? Amen, che fa vibrare il ganglio sfenopalatino, quindi tutto il cranio entra in risonanza con un'armonia particolare che corrisponde all'om, no? Om, e l'amen. Se lo traduci in così sia, hai perso l'effetto terapeutico. Certo. Per cui degli scienziati, e a tale proposito, queste cose sono state citate da questo neurologo che ha voluto cominciare a controllarle tutte queste medicine. Ha scritto questo libro anticancro. Era uno scettico, cancro al cervello, 6 mesi di vita. Decise, dice, in questi 6 mesi voglio andare a controllare tutto. Ed è venuto anche in Italia a controllare la nostra dieta mediterranea e questo professore lo cita proprio lui a proposito di queste vibrazioni. Per cui vedi, è proprio un
insieme una sinergia di tecniche dove, ritornando al discorso iniziale, ognuno di noi ha un piccolo specchio. Se invece di essere gelosi della nostra verità la condividiamo, la mettiamo nello stesso paniere, riusciamo a vedere sempre qualcosa in più. Per cui la medicina dovrebbe avere solo questo termine, medicina, non medicina ayurvedica. È una. Gli indiani hanno inventato qualcosa, gli sciamani hanno scoperto tante cose. Vedi, io mi confronto spesso con delle donne che, sai, qua fanno queste, usano questi riti sciamanici, dove mi rendo conto che fanno una trasmissione di litanie e di filastrocche, fanno una sorta di ipnosi, che Certo. scompaiono davvero alcune patologie, le verruche, così come è riconosciuto in ipnosi, l'80% delle verruche volgari, che è un virus, scompaiono. Io ho avuto casi di bambini che hanno provato di tutto, eccetera. Quindi ci sono veramente tantissime cose. Sarebbe interessante, ritornando al discorso, partire proprio da questa pineale, perché diventa il pretesto per riallacciarci a varie tecniche. La pineale è effettivamente il punto dell'illuminazione. Si sospetta che abbia delle sostanze fosforescenti che ti illuminano davvero. Qualcuno ha fatto l'esperimento di risonanza nelle piramidi Maya. E sembra che queste piramidi si siano illuminate. Io non l'ho vista questa cosa, però non a caso la chierica dei preti, l'aureola dei santi, l'alloro, l'aurum, l'apostrofo aurum, lo dico spesso questo perché è meraviglioso, come proprio nelle Mille Zolla viene rivisitata tutta la poetica del Petrarca alla luce di questo benedetto oro, che è il metallo al quale si tende ad arrivare con l'alchimia, con la meditazione, con lo yoga, cioè l'illuminazione, il nirvana, quando ad un Sì. certo punto questa pineale si illumina e ti fa vedere le cose di nuovo a 360 gradi, ricordando che l'emisfero cerebrale destro, cioè quello istintivo, quello artistico, quello poetico, ha una storia di milioni di anni rispetto a quello razionale che abbiamo dovuto necessariamente far prevalere perché dovevamo difenderci con la furbizia, laddove ci mancava la capacità di lottare con le belve feroci nella competizione. No? Parliamo del periodo che eravamo ancora dei primitivi, c'eravamo primitivi sotto un certo aspetto, oggi lo siamo sotto altri aspetti, però Allora, Andrea, dobbiamo primitivi nel concludere senso che stiamo veramente la nostra diretta discutendo. perché il tempo a nostra Sì. disposizione Benissimo. è scaduto. Voglio ringraziarti ovviamente e ringraziare anche le persone che erano qua. Avete visto che Andrea è un pozzo di conoscenza, per cui sicuramente siamo molto felici di averlo accolto tra Bridges of Light, tra noi. E vi voglio ricordare che la prossima sua diretta da solo, senza la mia intervista, dove vi parlerà della ghiandola pineale, è il 16 di gennaio alle 22. Per cui se Andrea Grotto vi è piaciuto, potete seguirlo sempre e chiedere lui dei consigli e lui apertamente vi darà tutti i consigli che gli chiedete o su Messenger o qui sotto la diretta. Ok? Vi ringrazio tanto, vi Un do appuntamento. saluto a tutti, Sì, grazie per la grazie. pazienza e logicamente qualche gocciolina siamo riusciti a dirla. Assolutamente, vi ringrazio tanto, vi do appuntamento a domani sera con altre due dirette, la prima con Katia San e alla seconda con Nicoletta Aprile. Ci vediamo domani, ciao e buonasera. Ciao Andrea, grazie mille, Ciao arrivederci. Gaetano, un abbraccio, ciao. Grazie, a te, ciao.